Il sindaco ci ha fatto questo regalo di venire a fare un saluto, per noi è motivo di grande soddisfazione, il comune controlla ancora il 51% della centrale del latte e spero che questo nostro impegno sia servito anche a contribuire alle casse del comune che evidentemente è stato messo in tensione. Come tutti del resto, ancora di più, quindi il ruolo ancora sociale dell'azienda, forse proprio nel 2020, ha trovato il suo massimo compimento. Martedì 25 maggio il sindaco di Brescia Emilio Del Bono è stato ospite della centrale del latte di Brescia. Dopo aver ascoltato i dati e i risultati raggiunti, il primo cittadino della Leonessa d'Italia ha visitato il nuovo depuratore, la cui installazione è in corso e che potrà consentire di recuperare parte dell'acqua utilizzata nei processi produttivi. Inoltre è in corso l'installazione anche di un cogeneratore che permetterà di autoprodurre parte dell'energia elettrica grazie al vapore. Ho detto che va studiata questa società. Perché è l'ultima centrale del latte a controllo comunale italiana, a cui aggiungo ha una quota di privati all'interno della compagine societaria molto importanti, soggetti industriali molto importanti e anche quasi l'1% di partecipazione dei dipendenti. Quindi è dal punto di vista societario, oltre che dal punto di vista industriale, un caso di scuola. Perché abbiamo ottenuto dal Consiglio dei Ministri la deroga alla cessione delle quote perché la riforma Madia ce l'avrebbe imposto, proprio perché questa è una società che funziona, ha un forte radicamento territoriale, ha un legame con la comunità dal punto di vista dell'educazione alimentare e della solidarietà davvero esemplare. Magari avessimo tante società così in Italia, l'Italia andrebbe molto meglio e quindi. Devo dire che un grazie di cuore al management, alla guida, ma anche alle maestranze che hanno lavorato molto bene anche quest'anno. I dati sorridono alla centrale che nel 2020 ha raggiunto ottimi risultati e che ha recentemente confermato il proprio CDA e rieletto per il prossimo triennio il presidente Franco Dusina. Ho confermato il consiglio di amministrazione perché hanno fatto molto bene in questi anni. La centrale del latte in un mercato molto complesso è riuscita a chiudere in utile anche nel 2020, non ce lo saremmo mai aspettato, e questo deriva da un altissimo livello di qualità nel management, una notevole capacità industriale, una notevolissima capacità commerciale. Diciamo che il bilancio è stato positivo anche grazie al fatto che molte persone hanno comprato, soprattutto per alcuni mesi, molto di più. Il settore alimentare è diventato centrale, non soltanto perché la gente poteva soltanto stare a casa, ma perché forse anche nel cibo hanno potuto riversare tutto quell'attenzione, il proprio tempo libero anche. Visto che si doveva stare dentro casa. Voglio ricordare però che la centrale, come tutte le aziende del nostro settore, ha sì importanza nei supermercati, ma anche tantissimo nei canali della ristorazione, quindi gelaterie, pasticcerie, bar, ecco, ristoranti. Questi hanno subito ovviamente loro per primi una mazzata terribile, quindi quello che prendiamo da una parte lo perdiamo dall'altra. Soprattutto si è spostato proprio la tipologia di consumi, ad esempio la panna fresca, che è uno dei nostri fiori all'occhiello, viene consumata per circa il 70% nei canali della ristorazione. Quindi alcuni Sì, prodotti però. sono calati, altri sono molto cresciuti. Il risultato è stato comunque di una tenuta del fatturato, anzi di una crescita durante quei mesi e una complessiva tenuta nel corso dell'anno, ma grazie agli ottimi risultati nel canale della grande distribuzione dei negozi, il risultato anche economico è stato senza dubbio positivo. Il 2020 si chiude con un utile importante, il più alto della storia dell'azienda.